Benvenuti a Fatti e Commenti e benvenuto a un ospite davvero eccezionale, l'amico Davide Migliozzi, biografo eccellente e popolarissimo, ormai famosissimo, di Dante Ferretti. Salve a tutti, salve a tutte. Ciao Maurizio. Ciao David. Iniziamo con la nostra rassegna stampa, ma prima ancora di parlare di fatti avvenuti, questa trasmissione vuole dare una notizia in esclusiva. E quindi chiedo alla regia di mandare in onda la foto di Emanuele Tacconi insieme a due suoi amici, tra i quali un ex guida addirittura di Giuseppe Tucci in Afghanistan. Emanuele Tacconi è ora uno degli inviati dell'ONU e delle ONG a Gaza City. È legato al progetto di aiuti umanitari per questa popolazione davvero sfortunata, davvero martoriata. Lui rischia molto, come sappiamo, perché ormai anche gli aiuti umanitari, soprattutto i volontari, vengono presi di mira e vengono uccisi. Quindi un grande maceratese, un grande marchigiano, a lui il premio maceratese dell'anno qualche anno fa, fa parte di quella bellissima eletta schiera di peacemaker, di portatori di pace, maceratesi, con Andrea Angeli, tra i quali lo ricordiamo, e altri ancora, a cominciare dal maestro di tutti, Giorgio Pagnanelli. Quindi ad Emanuele i nostri più cari auguri e forza. Emanuele, hai rischiato la vita tante volte, questo è un rischio ancora più grosso, siamo tutti con te. E ora ritorniamo ai fatti di cronaca di cui parleremo insieme a David, con una notizia particolarissima: operata al femore a 103 anni, torna a camminare dopo due giorni. È un caso, un primo caso nelle Marche, ed è stata operata in ortogeriatria. E altre notizie che noi traiamo da Ansa Marche: Castelli, entro giugno le istanze per la riparazione delle case. Qualche problema c'è per il super bonus, le varie categorie legate alla riparazione delle case, alla ricostruzione post-sisma, hanno un po' alzato i toni della critica nei confronti del governo, perché per l'interpretazione di certe norme che non andrebbero completamente a favore di chi si attiva per la riparazione dei danni del terremoto del 2016. Ai quali tu hai dedicato un libro, David, no? sul terremoto del 2016, di cui ancora non vediamo la luce. Esatto, dobbiamo tornare indietro di 8 anni, insomma, il 2016, e sì, io scrissi il romanzo Tutto iniziò a tremare, un romanzo che in qualche modo a portare luce sulla situazione che abbiamo vissuto e che, ahimè, stiamo ancora vivendo, perché le ferite di quel terremoto sono ancora aperte, come stavi giustamente dicendo tu. Andiamo su notizie più che danno più sollievo. In bici da Civitanova a Istanbul per far conoscere la loro pizza, sempre da Ansa Marche. Due ragazzi pedaleranno per 2100 km attraverso i paesi dei Balcani. C'è una fotografia con il sindaco Fabrizio Ciarapica proprio su Ansa Marche, quindi in bocca al lupo. Del resto siamo un paese di podisti, come il caso del Lambertucci, del nonno podista che è partito per diverse destinazioni, ricordiamo quelle di Pechino, lontanissime. No? Guarda, manco a farlo apposta, c'è qui Marche d'autori, i traguardi, di cui sì. Tu poi hai dato la preziosa collaborazione. Diciamo, noi marchigiani siamo
abituati, ecco, a raggiungere grandi traguardi. Sì. E Marker Autore ultimamente poi si è posto questa edizione che verrà, un grande personaggio che è poco conosciuto, un grande sindacalista, il fondatore poi della CNA, no? Maglio Germozzi, Corridoniano. Esatto, Confartigianato nasce proprio con Maglio Germozzi, l'abbiamo scoperto insieme, qui insomma Maurizio Verdinelli, insomma un giornalista che... Ma che è anche un, forse i tuoi telespettatori non lo sanno, è anche un grande scrittore. Ah no, no, grande, più che altro grosso nel senso della mia volume. Come dice Dante, volume. Sì, sì. Sempre quando diciamo un grande, andiamo piano, quindi sì. Tutti grande, sono sì. Magro. Sì. E quindi, no, con tutto alla dieta che sta facendo. Esattamente, sì. Sempre sì. A dieta. E quindi abbiamo scoperto insieme per il nuovo Marche d'Autore, appunto i mestieri, questa figura eccezionale, un'altra figura eccezionale marchigiana che è Maglio Germozzi, e presto, insomma, il 2 maggio al Festival di Corridonia Maestria sarà presentato in anteprima l'ultimo volume Marche d'Autore, appunto i mestieri artigiani, e insomma noi, lo sai quello che facciamo, cerchiamo di dare voce alla ricchezza della nostra regione che insomma riesce sempre a esprimere il meglio in tanti ambiti diversi. Proprio nell'artigianato, e poi le Marche hanno dimostrato tantissimo, gli stessi centri storici, i borghi, sono stati costruiti sul modello dell'artigiano perfetto, casa e bottega, no? Casa e bottega. Quanti borghi, quanti centri storici in questo binomio. E si lega con quello che dicevamo prima del terremoto, perché ahimè sappiamo che il terremoto ha dato una mazzata che speriamo, insomma, da cui ci possiamo rialzare tutti quanti insieme, perché si perde proprio un patrimonio, come dici tu, tutto l'entroterra, tutti quei borghi, quel saper fare che alle volte, no, si nasconde nei luoghi più piccoli e più preziosi. Sappiamo tutti che il terremoto è stato decisivo da quel punto di vista. Una grande maestria che rischia di perdersi perché i giovani non sembrano troppo attratti dalla bottega. Esatto, si è persa un po' quella che è poi l'etimologia, no, splendida della parola arte, della parola artigianato, sì. No? Ars artis, quel saper fare, quel saper costruire, che ahimè, anche, ahimè, io non so se è un ahimè, ecco, pessimistico, però è un dato di fatto che nella contemporaneità, diciamo, lo sviluppo tecnologico ha sostituito anche, adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale speriamo che non andrà a sostituire l'intelligenza artigiana, ecco. Un grande artigiano, nel senso di artifex, colui che fa arte, Dante Ferretti, quanti premi Oscar tra lui e la moglie, di cui è lo schiavo. Esatto, ormai si vede che siamo due sì. Fan. Ma tu devi sapere che Dante l'ho scoperto io. Lo sapevo. Ecco, perché l'ho scoperto io? Perché l'adorata sua sorella Mariella veniva, di cui ero un fedele cliente della famosa bottega d'arte Ferretti, veniva in redazione a portarmi le notizie del fratello, ha detto una volta con l'ultimo numero allora della rivista Domus, in cui si celebrava un castello nato all'improvviso al quartiere Tiburtino a Roma, e che era poi la location di Il nome della rosa. Il nome della rosa, ecco. Esattamente. Da lì nacque proprio il mito di Dante. Ma io devo dire, siccome adesso faccio vedere anche al pubblico, questa è la biografia, Immaginare prima, le mie due nascite, il cinema. Anche Fabio Fazio l'ha fatto vedere, chiediamo alla regia di far vedere quella. Esatto, un successo. Io quindi mi sono dovuto, sono andato a studiare, a ripescare tutto il materiale, e quindi ho visto anche le tue belle interviste, da Verdinelli a Fabio Fazio. Ecco, siamo dalle stalle alle stelle. Ecco, è stato un grande successo editoriale, siamo alla terza ristampa, un grande insomma successo, e poi soprattutto, diciamo, a parte l'aspetto del successo con il pubblico, ci tengo a sottolineare anche il risultato, proprio questo è un documento che
ha un'importanza fondamentale. Fondamentale, perché racconta appunto quello che dicevamo, la storia del a Bologna davanti a 20.000 persone. Chiedo alla regia di far vedere queste immagini straordinarie a Bologna, dove lui è veramente stato mattatore, no? Anche con te, insomma. Questo lì, sì, quella è un'emozione. Poi tu considera, Maurizio, che io ho studiato a Bologna storia dell'arte, quindi tornare in Piazza Maggiore, dove appunto andavo, è stata, guarda, un'emozione grandissima. Ma insomma, con la presentazione di questo libro sono state tante le emozioni e tante le conoscenze, le amicizie, tra tutte, una tra tutte, mi sono, insomma, una sera dovevamo andare al Festival del Nuovo Cinema di Pesaro, mi chiama Dante: ti dispiace se a cena con noi viene anche Carlo Verdone? Facciamo vedere questo trailer con Carlo Verdone. Mi sono trovato veramente in una situazione da sogno, insomma, a cena con Dante Ferretti, Carlo Verdone, e c'è quel video splendido. Che speriamo che adesso la regia ci mandi. Eccoli qua. Sì. Ma poi Bologna, adesso stanno veramente allestendo una mostra sul grande amico Mauro Evangelista, un altro grande artifex che ci ha lasciato, che è una mostra che verrà poi, che lui cominciò la sua carriera, tre premi Andersen, cominciò proprio la carriera a Bologna. Con l'amico Emanuele Tacconi, che abbiamo ricordato adesso, salutiamo anche lui, e questa mostra poi verrà presto anche a Macerata, ecco. Insomma, Macerata Caput Mundi, dicevano l'Atene delle Marche, effettivamente diciamo questi personaggi che danno un lustro estremo in tutto il mondo, in tutta Italia, Dante Ferretti in tutto il mondo, dicevamo dei tre Oscar, è carina la cosa che dicevi, Dante Ferretti lo schiavo, perché Dante Ferretti, scenografo, insieme alla set decorator Francesca Lo Schiavo, sua moglie, insieme hanno vinto 6 premi Oscar, la coppia italiana che ha vinto più Oscar nella storia del cinema, questo così per dare... Adesso ritornerà a lavorare Dante con il suo eroe Martin. Questo non si può dire, lo sai? Questa è una notizia. Lo sai che cosa me l'ha chi me l'ha rivelata? Il nostro grande, un altro grande maceratese che ha avuto successo e sta avendo successo nel mondo dell'arte, Claudio Orazzi. Quindi prego la regia di mandare la foto di Claudio con un pezzo di scenografia con te, con Werther a Carlo Felice, bravissimo, di Genova, al teatro pieno, un a novembre, successo incredibile, sold out. Lui ha fatto la regia oltre a tutto il resto. Regia, scene e costumi di Dante Ferretti, poi lì è stata, insomma, da maceratese arrivare a Genova, accolto dal sovrintendente maceratese Claudio Orazzi, che salutiamo, insieme al premio Oscar maceratese Dante Ferretti. Diciamo, forse io ero l'unico pesce un po' fuor d'acqua. No, Macerata superstar. E mi ha detto Claudio, che ho visto qualche giorno fa, dice, per i genovesi, per gli addetti ai lavori, gli operatori del Carlo Felice, è stato veramente bellissimo, anche sorprendente, fare la conoscenza con questo grande personaggio, premio Oscar, che si rivolgeva a loro con il suo tratto bonomico, marchigiano, e loro dice, ma uno così grande come mai non ha questa distanza nei nostri confronti? E ha conquistato un po' tutti. Ha conquistato tutti, come dici, ed è il segreto dei grandi. Io adesso comincio a, come dire, trarre delle conclusioni: più un uomo, una donna sono grandi, hanno fatto grandi cose, e più prevale semplici. L'umiltà e la semplicità, come Leonardo da Vinci, la capacità di relazionarsi con tutti, perché poi siamo, insomma, un grande artigiano. Dante Ferretti nasce in una bottega, suo qui, papà, eccolo Elvio, qui siamo a Cinecittà, che è un po' la bottega di Dante, ma lui figlio di un bottegaio, Elvio Ferretti. Però era da lì, insomma, un ebanista. Esatto, e quel sapere artigiano è stato fondamentale per la sua carriera. Lo sai che cosa mi diceva la sorella Mariella? Dice, mio padre portò mio fratello, che si era salvato dal bombardamento su Macerata nel 1943, che era finito sotto degli assi che l'avevano poi protetto dai calcinacci che erano poi crollati. Costruiti dal padre. E lei dice, accompagnò mio fratello, mio padre, a Roma, perché dovevano consegnare un mobile a una signora. E lui per la prima volta ebbe questo incontro con la città eterna. Dice, a Macerata non ci torno più. Cinecittà, quella scritta lungo la Tuscolana è stata, come dire, un'apparizione che l'ha poi
preso e portato con sé a Roma. Sì, sì, tant'è sì. che lui ha fatto di tutto per andare a Roma, non era bravissimo a scuola, sì, e sì. il padre diceva, Dante, sì, se sì, non se prendi studi. La sufficienza in tutte le materie, scordati di andare a Roma. Lui si è messo a studiare e poi insomma è iniziato questo viaggio, questa storia incredibile di questo bambino maceratese che poi diventa sì. il più grande scenografo della storia del cinema, a detta di Leonardo DiCaprio, sì. per dire un nome. Sì, sì. E a Roma, dove ci sono stati poi grandi attori e interpreti maceratesi, volevo ricordare Raffaele Curi, proprio legato a Dante. Sono molto amici, tra l'altro. L'ho fatto conoscere io. Ah, sì, 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 c'è sempre lo zampino sì, di sì, Verdinelli. Sì, 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 fatti conoscere. Erano sono grandi amici e fanno molte cose insieme. E ritorniamo al nostro... alla nostra rassegna stampa, Festival Musicultura 2024, dall'ANSA annunciati 18 finalisti. Per la prima volta, anzi per la seconda volta, Musicultura ha aperto a 18 invece che a 16 il novero ristretto delle finali. Esibizione a Recanati il 25 e 26 aprile, diretta su Rai Radio 1. Altre notizie, queste di natura legate al post-sisma, che ci fa piacere sapere, consegnati ci indica l'ufficio stampa di Castelli, del commissario post-sisma, sono stati consegnati i lavori per il restauro del grande santuario di San Nicola a Tolentino. Ci vorranno 584 giorni per riportarlo all'antico splendore. Mentre dall'arresto del Carlino, la cara collega Paola Olmi ci indica che purtroppo i lavori nella chiesa delle Vergini, storica di Macerata, rimangono fermi, quindi rimane chiusa con il suo coccodrillo che fu, ricordiamo, che mangiava bambini e contadini nella c'è zona. C'è tutta la leggenda, sì. Poi tu pensa alla coincidenza, io adesso insomma un pezzo della mia famiglia è proprio delle Vergini, ah, a bene. Pasqua sì. siamo stati a fare la pesca, la famosa pesca nella parrocchia famosissima, delle Vergini, sì, sì, sì. e c'era quel coccodrillo sempre sospeso, ovviamente è stato spostato perché ahimè la chiesa è ancora inagibile. Sì. Però che tra l'altro ricorda, Maurizio, tu che sei anche un amante della storia dell'arte sì. contemporanea, sembra quasi un lavoro di Maurizio Cattelan, così sospeso sì. dal cielo. È una cosa incredibile. Ma che cosa ci faceva un coccodrillo a Macerata? Questa è la... fu il miracolo, no? Che sì. prese un bambino sì. e fu fatto il miracolo, non fu mangiato. E poi i contadini del posto l'hanno catturato e a eterna memoria l'hanno posto all'interno della chiesa. Andiamo su una notizia non freschissima, però che ci fa commentare. Toz per il nuovo CDA della Valle non indica Chiara Ferragni, escono anche Luca Cordero in Montezemolo, Luigi Abete. La notizia viene da ANSA Marche. Nella lista di maggioranza presentata dall'azionista DV finanziaria di Diego Della Valle e C per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Tods, tra i consiglieri uscenti riproposti per il prossimo mandato non compare il nome di Chiara Ferragni. Un divorzio praticamente. Sì. La lista non indica neanche Luca Cordero in Montezemolo e Luigi Abete, legati da tempo, da sempre, anche da un forte legame di amicizia con Diego Della Valle. Come mai questa cosa? Tu che stai nello Star System. Nello Star System. Sì, sì. E nel Cladi System. Sì. E sai, adesso Chiara Ferragni è un personaggio che ha puntato tutto quanto sulla comunicazione, ha costruito un impero grazie alla sua capacità di comunicare. In sì. questo momento diciamo che sta attraversando, dopo lo scandalo del Pandoro, sì. Non è più come dire, un marchio che dà, come dire, ricchezza e felicità, e probabilmente sta pagando quindi lo scotto anche di questo cambio e di questa rivoluzione che ha invaso la sua immagine sì. per fatti personali che però, ricordiamolo, insomma, fin dall'inizio hanno voluto condividere tutto il loro privato con il pubblico sì. e ahimè il pubblico spesso è affamato e spesso è più attratto dalle notizie, come dire, negative che da quelle positive.
Non so se certo, tu nella tua lunga carriera hai notato... Si vende la negatività, la cronaca nera, i morti ammazzati, i divorzi, le separazioni, le litigate, le roia le storie regali soprattutto, ecco, perché va moltissimo, no? Adesso il caso in Inghilterra. D'altronde, voglio dire, pensiamo ai tragici greci, già avevano capito che la tragedia, diciamo, aveva... un sapore molto molto attrattivo per il pubblico. Rimanendo nell'ambito della moda, in questo caso Lardini, dice sempre Lanza Marche, apre una seconda boutique in Giappone a Tokyo, inaugurata con Moki e Sake, dice il Lanza Marche. Insomma, altre notizie di sapore opposto, dal porto di Ancona. Per il mancato rinnovo dei portuali ci sarà uno sciopero e quindi questo non ci fa molto piacere. E poi altre notizie interessanti che ci legano sempre ai lavori post-sisma all'Hotel Felicita di Frontignano sono iniziate. Ecco. Questa è una bella notizia. Ecco, è un luogo dell'anima per per tanti maceratesi, marchigiani in generale, italiani in generale, anche perché insomma era. Io mi ricordo anche da bambino ci andavamo con il campo scuola, con la parrocchia, cioè ho dei ricordi bellissimi di quei luoghi. Suggestivi e struggenti, immagino. Veramente un luogo dell'anima, come dicevano i poeti. Sì. E speriamo che prima possibile torni a essere fruibile. Sempre su questa sequela di notizie che fanno bene all'anima, da cronache maceratesi leggo da Villa Gabrielli. Gabrielli era la sede di Poltrona Frau, nasce Interno Marche, hotel che racconta 60 anni di design, una dimora, sede di un'arte antica. Tolentino, inaugurato il nuovo albergo realizzato da Franco Moschini, vorrei conservare la memoria, ricordare ciò che siamo per mostrare agli altri ciò che ancora possiamo essere, un viaggio esperienziale di scoperta. Nasce negli spazi dell'ex opificio, sono 3600 i metri quadrati dedicati alla storia del design internazionale e ai suoi protagonisti, 25 camere e 5 suite. Ecco, insomma, dobbiamo andarci insieme, Maurizio. Franco Moschini poi è un grande mecenate, perché dobbiamo a lui e poi il Politeama. Il Teatro Politeama. Tolentino, che poi è la patria di Cesare Bocci, un altro grande dello Star System, ecco, perché le Macerate e le Marche hanno dato molto alla nostra Hollywood, alla nostra Cinecittà, dove Dante c'ha la attrezzeria numero... la 17, e non a caso, quando abbiamo concluso la sua biografia, aveva disegnato una copertina, praticamente aveva disegnato delle colline, e le stesse colline le aveva timbrate con Macerata e Hollywood, come se con un salto, no, fosse... emozionale. Un salto emozionale dalle colline maceratesi alla famosa, no, mitica collina di Hollywood, con la scritta, quindi ecco questo filo Dante l'ha proprio cucito fortemente, questo legame tra due mondi. E non si può non ricordare rapidissimamente Valeriano Trubiani, legato a lui sin dai tempi dell'Accademia Belle Arti, e mi diceva... Ancora prima, dall'Istituto d'Arte. Dall'Istituto d'Arte. E poi sì, l'Accademia, Valeriano Trubiani, figlio di un fabbro, anche lui, di Villa Potenza. Abbiamo cominciato parlando di artigianato, no? della bellezza dell'artigianato dei nostri territori. E sì, grandi amici che poi hanno anche, insomma, Dante lo coinvolse nel film di Federico Fellini, e la nave va. Valeriano, insomma, contribuì
con dei capolavori a quel film incredibile. Lo fece conoscere anche a Fellini. E Benito, il cognato di Dante, mi disse, ecco, questo, indicandomi un quadro, questo è stato dipinto a due mani da Valeriano e da Dante. All'apertura del nuovo atelier dei Cornici e Fioretti, con Dante dissi, questo è un tuo quadro, me lo regali? Lui lo firmò, dice, adesso ci vogliono 15.000 euro, grazie. Perché loro li facevano, sì, no? Facevano la marbuttiana, sì, provavano, sì, a non c'erano una lira, sì, questi giovani ragazzi, sì, Valeriano, sì, sì, Giorgio Cegna, Dante Ferretti, i nomi... bruzzesi, tanti, sì, sì, Silvio Craia, praticamente, sì, non avevano una lira e volevano vendere i quadri, ma non glieli comprava nessuno. Sì. Oggi invece diciamo, sì, che una scultura del maestro Trubiani o un lavoro del maestro Ferretti, sì, sì, ci compriamo casa. Sì, Maurizio, compriamo casa, sì. E adesso ci fermiamo un attimo in questa ondata meravigliosa, un galoppo di ricordi della Macerata importante che fu, che ancora è in gran parte. A tra poco.